Via. Allora, bonjour. Scusate, un po' di confusione stamattina. Cioè, non me l'aspettavo proprio, in effetti, che Laura non fosse lì. Allora, dove eravamo arrivati? Sì, alla sinapsi come punto di adesione specializzata, ma anche come punto di trasferimento dell'informazione, giusto? E qui ci andiamo super veloce, perché il grosso ve l'ho già detto quando abbiamo parlato di muscolo, ok? Quindi qui si tratta di nuovo di riconoscere la parte presinaptica dalla postsinaptica, e questo l'abbiamo visto l'altra volta, quindi di addensamenti. Diciamo, quindi più o meno come funziona la sinapsi l'abbiamo già visto, quindi rilascio di neurotrasmettitore in modo dipendente dalla generalizzazione. Questo è l'ultimo passaggio che abbiamo introdotto. Quindi c'è questo neurotrasmettitore che viene rilasciato quando arriva l'onda di depolarizzazione dall'assone. Ok, questo è il concetto fondamentale, e questo rilascio è calcio dipendente. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Adesso vi faccio solo ancora riflettere su alcuni piccoli dettagli del funzionamento della sinapsi che ci interessano dal punto di vista citoistologico. Ok, e basta. E poi andiamo dritti alla glia. Allora, vabbè, ce ne sono tante. Dunque, la prima cosa su cui vi faccio riflettere, ok, è perché qui vedete un neurone in coltura, ok, con tutte le sinapsi che riceve, ce ne sono tantissime, d'accordo? Quindi sono punti di contatto in cui l'informazione arriva, tocca l'altro elemento, dal pre al postsinaptico, e poi continua in questa catena, che connette i sensori con i motori, e magari fa dei giri, si perde qua e là. Ok, ma diciamo, se noi volessimo semplicemente far passare quest'onda di depolarizzazione da una parte all'altra della sinapsi, il neurotrasmettitore l'abbiamo visto, quindi viene rilasciato, c'è il canale voltaggio dipendente, no, il canale che è un canale del sodio, che però fa anche da recettore per il neurotrasmettitore, si apre, entra sodio, depolarizzazione. Depolarizzazione, rilascio, legame, apertura di canali, altra depolarizzazione e continuo con la mia strada di depolarizzazione da un elemento all'altro. Quindi insomma una serie di passaggi indiretti, giusto? Rilascio, canale, apertura, altri ioni, per non unire queste due membrane. Potevamo pensare a qualcosa di più semplice, senza tutti questi passaggi intermedi, per far passare l'onda di depolarizzazione da una cellula all'altra. L'abbiamo già visto nel cuore. Dai ragazzi. I cardiomiociti hanno queste onde di depolarizzazione, le abbiamo viste, no? Anche i cardiomiociti hanno della depolarizzazione a livello della membrana, e questo si trasferisce da una cellula all'altra, sono tanti elementi. Lì come passa l'informazione? Con? Come mai una cellula, esatto, si depolarizza e l'altra cellula nella catena? Hanno il citoplasma in contatto, grazie a... giunzione GAP, giusto? La giunzione GAP mette in comunicazione i citoplasmi, e attraverso quel citoplasma, quindi se noi togliamo quella barriera, che è una barriera chimica ma anche di isolante, se volete, dal punto di vista della depolarizzazione, la depolarizzazione è intorno alla membrana, dentro e fuori, però se dentro è in comunicazione, e fuori è in comunicazione per definizione, ok? Allora questa depolarizzazione può passare, dentro è più negativo, fuori più positivo, dentro diventa più positivo, ma questa depolarizzazione passa alla cellula successiva, ok? Queste si chiamano sinapsi elettriche ed esistono nel cervello. In realtà nei mammiferi sono molto rare. Diciamo, sono più comuni in alcuni invertebrati. Nei mammiferi sono molto molto rare. Più il cervello è grosso e complicato e meno si utilizzano queste sinapsi elettriche. Perché? Proviamo a riflettere perché, ok? Perché mettere questo passaggio in mezzo? Di aggiungere il rilascio, quindi farla diventare una questione di signaling, giusto?
Il signaling extracellulare, io segnalo alla cellula, mando un messaggio chimico, una molecola, questo messaggio ha un recettore, ok? E quindi in qualche modo la cellula che riceve questo messaggio ha la possibilità di interpretarlo. Ok, adesso io non vi farò vedere tutto quello che c'è dietro, però ci sono una serie di elementi, per esempio le sinapsi abbiamo detto che sono un punto di plasticità. Quindi questa plasticità può essere anche, diciamo, rimodellata, no? La sinapsi e diciamo, la risposta. Cioè noi possiamo cambiare la risposta, non siamo passivi riceventi di una risposta, ma se tu ci metti un recettore e tutto uno scaffold di proteine che servono per interpretare questo messaggio, ok? Allora possiamo interpretarlo, possiamo modularlo. Io posso dire, ah, questa sinapsi mi piace, le informazioni che arrivano da questo neurone sono molto interessanti e ci piazzo un botto di recettori. Ok, quindi ogni volta che arriva il neurotrasmettitore io apro molti più canali e mi depolarizzo molto di più, ok? Perché mi gasa quello che dice lui, wow, ok? Quindi posso modularlo, posso modulare la risposta fino ad uno estremo totale. Immaginatevi, una sinapsi elettrica potrebbe essere inibitoria. Cioè supponiamo che noi invece vogliamo che un certo segnale che serve nel cervello, un certo segnale abbia un effetto inibitorio, quindi di impedire la depolarizzazione del neurone. Si può fare questa cosa, ok? La depolarizzazione avviene per apertura di canali del, abbiamo detto, del sodio, positivi. Cariche positive, dentro diventa meno negativa e la cellula si depolarizza. Ok, ma c'è uno ione, supponiamo invece di volerla rendere più negativa. Ok, se io rendo più negativo l'interno della cellula, allora magari altri segnali, abbiamo visto che i segnali arrivano nel tempo, no? Ci sono questi treni di potenziali d'azione che corrono lungo l'assone, mandano tanti segnali nel tempo, ma supponiamo che alcuni di questi segnali siano inibitori, cioè vengano interpretati dalla cellula per, invece di depolarizzare, aumentare la iperpolarizzare, si dice, aumentare la negatività interna della membrana. Se dentro diventa più negativo, allora depolarizzarla diventa più faticoso, giusto? E l'effetto è inibitorio. C'è uno ione che vi viene in mente? Il cloro. Dove sta il cloro? Fuori, nel mare, ok? Fuori c'è il mare, l'acqua salata, è facile da ricordare, NaCl. Ok, quindi se noi per esempio invece di aprire un canale del sodio, apriamo un canale del cloro, qual è il gradiente di concentrazione del cloro? Alto? Fuori? Basso dentro. Dove andrà il cloro? Dentro. Giusto? Quindi se noi vogliamo iperpolarizzare la membrana, magari in risposta al segnale che ci viene mandato, possiamo aprire un canale del cloro. Se io apro un canale del cloro, iperpolarizzo, quindi ho un effetto opposto, qualcosa che con la sinapsi elettrica non avrei potuto ottenere. Questo è uno, quindi la modulazione della risposta in questo punto di trasferimento dell'informazione, quindi la possibilità di modulare il modo in cui il neurone risponde è probabilmente, almeno così ce lo possiamo immaginare, uno degli elementi fondamentali che hanno portato a preferire durante l'evoluzione, a favorire durante l'evoluzione questo sistema, e qui vi faccio solo lo schema, adesso ce la vedete nella testa, no? Quindi questa è la sinapsi elettrica. Onde di depolarizzazione, citoplasma in comunicazione, quindi passa la depolarizzazione, ma passa anche gli ioni, passa tutto. Come abbiamo visto appunto per esempio nel cuore, tra le cellule cardiache. Tra i neuroni invece prevale questo tipo di comunicazione, più attiva, che appunto è modulabile. Può essere anche inibitoria, ci siamo già detti tutto. Ce l'avete in testa, i canali del cloro, per esempio. Cerchiamo di chiuderla in fretta. Ok, ci siamo detti tutto. Allora,
queste vescicole. Ci sono ancora qualche elemento strutturale su cui voglio farvi riflettere. Uno, le vescicole di neurotrasmettitore sembrano proprio le bollicine nell'acqua ferrata. Ok, non è così. Sono appunto, semmai piccole bolle di sapone al limite. Ok, e viste così sembrerebbero un po' flottare random a caso nel terminale sinaptico. Non è così. Le vescicole non vanno mai in giro da sole, tendenzialmente sono agganciate da qualche parte, non ci sono le bollicine, anche quando nel tempo oggi, no, per esempio, che emerge, quelle vescicole vengono agganciate a cosa? Ai microtubuli. I microtubuli però non li abbiamo in questa regione, queste come tutte le piccole estroflessioni della membrana, anche il terminale assonico in realtà è fatto soprattutto di actina, esatto. E queste vescicole in realtà appunto sono attaccate all'actina. Questa actina non è semplice da vedere nei preparati. Quindi che cos'è che ci immaginiamo? Immaginiamo un rilascio, arriva il segnale, rilascio del neurotrasmettitore. Alcune vescicole cosa fanno? Si chiama esocitosi, quindi devono... Cosa devono? Uscire? Come? Nell'esocitosi noi esistono, anche la possibilità di fare delle vescicole e di produrre delle vescicole esiste, si chiamano microvescicole, esosomi, non so se ne avete parlato, è un meccanismo di segnale tra le cellule, uno dei tanti modi per giocare con le membrane, ma al contrario stavolta. No, com'è l'esocitosi? La vescicola? Grazie. Si fonde, ok? Stavo già sentendomi male, ragazzi, forza, siamo all'ultima lezione. Si fonde con la membrana, d'accordo? E questo, quindi, la parte, tutto quello che è compreso dentro le vescicole, Golgi, in qualche modo funzionalmente, se volete, è in comunicazione con l'esterno della cellula. Questo dovete imparare a farlo mentalmente, ok? L'interno del reticolo endoplasmatico, ok? È qualcosa che è separato dal citoplasma. E facendolo, insomma, girare adeguatamente, può essere in comunicazione con l'esterno. Ok, quindi, va bene, quindi queste si fondono, la membrana si fonde e rilasciano quello che c'è dentro. Si chiama esocitosi, classica, standard. L'unica cosa è farlo in modo attività dipendente e farlo anche rapido, perché la sinapsi vuole essere... Cioè il segnale dei neuroni vuole essere rapido, si sono evoluti per questo, quindi la sinapsi non ci può prendere troppo tempo, anche oggi come didattica. Ok, quindi si tratta di far fondere queste membrane, queste vescicole, in modo rapido. Io adesso non ve lo sto a raccontare molto bene, in effetti, questi sono dei preparati particolari in cui si vede l'actina, datemi un attimo. Ci accontentiamo dello schema. Ok, ci accontentiamo dello schema, anche questo qua. Voilà, va benissimo. Quindi, queste vescicole sono agganciate all'actina ed in risposta all'entrata di calcio, che cosa deve succedere? Alcune, magari più vicine alla zona attiva, si fonderanno, perché deve essere immediato. Non possiamo aspettare che la vescicola... viaggiando piano piano, a un certo punto tocchi la membrana ed è viva, d'accordo? Bisogna fonderla subito, quindi evidentemente ci devono essere dei pool di vescicole che sono lì pronti a fondersi, e quando si è fusa la prima fila c'è una seconda fila dietro nelle retrovie che avanza e si prepara al rilascio successivo, d'accordo? Tra un segnale e l'altro noi ripopoliamo continuamente questo pool di vescicole che è pronto ad essere rilasciato. È chiaro questo concetto? Quindi in questa, si chiama zona attiva, adesso non voglio entrare troppissimo nel dettaglio, però tutte queste bollicine che vedete, potete immaginarle un po' come in fila alla posta. C'è una allo sportello, pronti a partire, appena quelle si fondono, io non mi sono mai fuso con lo sportello della posta, queste sono cose che succedono con le membrane, quindi tu ti fondi con la membrana e dietro c'è una seconda fila pronta a prendere il posto e aspettare il segnale, la signorina che dice
mi dica. In questo caso mi dica e mi dici a 2 più più. L'avete capito o non l'avete capito? Non faceva ridere, però almeno l'avete capito, questo è importante. Il calcio arriva e fa fare questo rilascio. Molto bene. Ok. Quindi non c'è molto altro. Sì, poi ci sono dei dettagli su come vengono fuse queste vescicole, ma a me questo sinceramente non interessa. Voglio invece farvi riflettere su un altro elemento più citologico, citoestologico, che piace a me. Allora, l'esocitosi, così con le membrane farete di tutto. L'esocitosi che cos'è? Una vescicola, quindi della membrana, che si fonde. Arriva un segnale, sono tanti questi segnali, e rilascio un po' di neurotrasmettitore. Fondo, seconda fila, fondo, terza fila, fondo e via. Ma c'è un piccolo problema in questo meccanismo. Rifletteteci un attimo. Io continuo a fondere nuove vescicole in questa membrana. Adesso guardiamola dal punto di vista della membrana del terminale. La membrana dovrebbe crescere, diventare obesa, e colare sulla spina dendritica, così, malamente. Non succede questo. Perché? Come possiamo evitare questo? Cioè, l'esocitosi... Questo vale per tutte le cellule. L'esocitosi vuol dire fondere membrane, allargare la membrana. Va controbilanciata a qualcosa per evitare che si cresca troppo. Come si chiama? Esatto, l'opposto dell'esocitosi è endocitosi. Ci vuole dell'endocitosi. E questa endocitosi la vediamo. La vediamo e come? A livello delle sinapsi. È uno dei segreti che ci permette di marcare in modo retrogrado i neuroni, anche probabilmente. Ma comunque, abbiamo appunto là dove ci sono... Quindi questo, immaginate questo ciclo di vescicole continuo, no? Cioè l'ultima fila, dove si entra alla posta? Si entra lì, localmente, attraverso dell'endocitosi. Quindi c'è un ciclo continuo in cui abbiamo dell'endocitosi, vengono preparate delle vescicole che sono le ultime all'ultima fila, d'accordo? Queste vescicole verranno caricate, questo schema è brutto perché in effetti ci fa vedere, sembra che il neurotrasmettitore arrivi non me ne ero neanche accorto, non ci avevo fatto caso. Ok, qui ci mettiamo una grossa X, il neurotrasmettitore non arriva quasi mai dal centro, adesso lo vedremo, ma viene caricato in periferia. Ok, quindi abbiamo esocitosi controbilanciata da endocitosi. Questo flusso, queste vescicole che si mettono in coda, mentre sono nelle ultime file, in realtà lì localmente verranno caricate col neurotrasmettitore. E capite bene che questo è un bel vantaggio. Come si fa? Ah, scusate un secondo, adesso ci parleremo di neurotrasmettitore. Questa cosa succede, ok, perché la sinapsi inibitoria non ci interessa, tipologia di sinapsi non ci interessa, eccolo qua. Perché? Perché appunto il neurotrasmettitore non può essere, e non è quasi mai, un peptide, qualcosa che deve essere sintetizzato magari dall'altra parte del cervello, lontanissimo, dove il corpo cellulare, quindi le proteine dove vengono sintetizzate? Le proteine vengono sintetizzate dai ribosomi che sono nel corpo cellulare, che delle volte è lontanissimo. E poi se noi volessimo, e quindi in più la segnalazione tra i neuroni a livello della sinapsi, è molto veloce e richiede un sacco di rilascio di neurotrasmettitore. Il neurotrasmettitore ne viene rilasciato in grande quantità. Non possiamo pensare di avere questa grande quantità prodotta nel corpo cellulare, sovraccaricare il corpo cellulare con anche la produzione di messaggeri. In realtà, infatti, questi messaggeri non sono mai delle proteine, o quasi mai, ci sono dei neurotrasmettitori peptidici, ma quelli diciamo così più comuni, quelli usati quotidianamente nella pratica, in genere sono piccole molecole che si possono produrre enzimaticamente in loco a livello della singola sinapsi. Anzi, gli enzimi per produrre questi
neurotrasmettitori spesso e volentieri sono proprio usati come marcatori di sinapsi. Quindi ci sono degli aminoacidi, secco, il glutammato, non c'è solo al ristorante cinese, ma si trova anche ampiamente nel nostro cervello ed è una moneta di scambio semplice, sono monetine, d'accordo, sono semplici da scambiarsi. Si possono modificare in modo che non siano più attivi, rirendere attivi molto facilmente. Quindi glutammato è uno, insomma, probabilmente il più diffuso, per esempio, nel cervello. Glicina, GABA, poi ce ne sono alcuni un po' più sofisticati, se volete, anche come vie biochimiche per la produzione, come la dopamina, imparate questi nomi, dai, l'adrenalina, la serotonina, è buona, e questa è tutta roba molto psicoattiva, tutte le droghe in qualche modo, o gli psicofarmaci, hanno a che fare più con qualcuno di questi neurotrasmettitori, o con la ricezione o con la produzione, o con il, vabbè, basta, lasciamo perdere le droghe, non abbiamo tempo adesso. Ok, quindi con questo tutto sommato vi chiudo il discorso sulla sinapsi, quindi piccole molecole che vengono prodotte localmente e vengono anche inserite all'interno delle vescicole sinaptiche localmente. Quindi nel terminale sinaptico c'è esocitosi, endocitosi, quindi per recuperare delle vescicole sinaptiche vengono fatte lì, e poi viene prodotto il neurotrasmettitore, carico il neurotrasmettitore nella vescicola e la vescicola poi aspetta il suo turno. Man mano avanzano, quindi c'è questo flusso di vescicole che vengono continuamente caricate di questi piccoli. Quindi chi è che invece il corpo cellulare ovviamente manderà delle vescicole anche in questo terminale sinaptico, ma di che cosa si tratterà? Quindi tutto quel trasporto che abbiamo visto l'altra volta porterà materiali verso questa sinapsi, ma non sarà quel ciclo di vescicole, ok, legato al rilascio del neurotrasmettitore, saranno altre vescicole, e che cosa porteranno? Vediamo se abbiamo capito, così andiamo oltre. Cosa porteranno le vescicole che arrivano dal corpo cellulare? Cosa ci troviamo? Dai, ditene una. No! L'unica cosa che non ci troviamo, il glutammato, lo carichiamo localmente. Quindi il glutammato è una piccola molecola, non è un peptide, non è prodotto da ribosomi, quindi non ha bisogno di essere prodotto centralmente. Il glutammato è ovunque, specie nel cervello, è come Dio, è dappertutto, ok? No, come le monetine da un centesimo, diciamo meglio, che sono ovunque, come Dio. Forse Dio è le monetine da un centesimo, basta. Per esempio, che cosa servirà per caricare il glutammato in queste vescicole? Ci vorrà una proteina che sarà un trasportatore. E come? Si chiamano vesiculate glutamate transporters, si chiama V-GLUT 1, 2, 3, e sono delle molecole famosissime. Ok, per esempio i trasportatori per mettere, quindi per portare il glutammato dal citoplasma a dentro la vescicola, per caricare la vescicola, quello è un enzima, verrà prodotto nel corpo cellulare. Quindi il corpo cellulare manderà un po' di questi recettori, perfetto, di questi trasportatori. Oppure i recettori di membrana per ricevere il segnale, proteine, arrivano centralmente. Gli enzimi, magari per produrre il neurotrasmettitore, quelli arriveranno dal corpo cellulare, ma non il neurotrasmettitore in sé. In realtà ci sono alcuni piccoli peptidi, a volte si chiamano neuromodulatori, ma non entriamo in questo dettaglio. Quindi un minimo di segnalazione, quindi per classica, con piccole proteine che hanno il loro recettore sulla cellula postsinaptica, esistono, ma non ci interessa. Ok, è la soglia. Queste sono cose molto di fisiologia, quindi non ci interessa, lasciamo stare la soglia.
Pronti per parlare di glia? Pronti? Partenza glia. Allora, non questo, aspettate. Oh! Eccoci. Funziona, bello. Allora, quindi abbiamo visto i neuroni a grandi linee, quindi il funzionamento della cellula neuronale, cosa c'è di centralizzato, cosa viene gestito a livello periferico e, diciamo così, il contatto, l'adesione a livello delle sinapsi. Però appunto abbiamo detto che questi neuroni aderiscono solo alle sinapsi e per il resto sono un po' intrecciati tra di loro. Ok, che cosa tiene insieme questo tessuto? In realtà non è che sia neanche del tutto chiarita, diciamo così, la parte proprio più meccanica di questo, del tessuto nervoso centrale. Sono delle incognite sulla parte meccanica, ma non importa. Diciamo che classicamente si è pensato che fossero proprio delle cellule specializzate a fare da collanti. E in effetti il nome glia viene da glue, quindi colla. Quindi come ci sono le cellule di sostegno, le troverete in tanti tessuti, ci sono le cellule di sostegno. Queste cellule di sostegno sono abbracciate ad altre cellule che magari hanno altre funzioni più specializzate. Succede per le cellule staminali nel testicolo o i neuroni olfattivi, insomma, molto spesso abbiamo delle cellule che così mantengono l'integrità dell'epitelio e poi in mezzo abbiamo altre cellule con funzioni più specializzate. Anche negli epiteli sensoriali questo capita spesso. Allora, effettivamente l'evoluzione della cellula gliale è probabilmente da una cellula epiteliale, di nuovo. Quella che ha mantenuto, se volete, anche i caratteri epiteliali più forti sono proprio queste cellule qua, in particolare gli astrociti. Quindi sono cellule che già proprio anticamente erano i compagni dei neuroni, facevano una specie di intorno ai neuroni. Non ve l'ho messa la storia evolutiva di astrociti, però i primi neuroni erano circondati, avvolti da queste cellule di sostegno. Ok, in realtà adesso vedremo, queste cellule di sostegno hanno tutta una serie di specializzazioni. Il concetto fondamentale è sempre quello di abbracciare, avvolgere le cellule neuronali, quindi fanno questo, continuano a fare questo, però questa vicinanza non è poi solo più un sostegno fisico, ma ovviamente anche trofico, metabolico, di segnale, cioè sono coinvolte attivamente nella trasduzione del segnale, quindi nella funzione dei neuroni. Ok, e quante sono? Prima domanda. In realtà probabilmente sono tante quanto i neuroni, se non pure di più. In effetti il rapporto tra neuroni e glia cambia secondo le specie. Più sei grande, più c'hai glia. Ok, questo è un topolino e qui io vi ho colorato, non io in realtà, all'Allenbrand, hanno colorato i neuroni con una molecola che è espressa solo dai neuroni, si chiama NeuN. Ma adesso questo non ci interessa. In blu invece avete un colorante nucleare classico, il DAPI, che marca tutti i nuclei, si lega al DNA, intercalante. Allora, vedete le cose rosse? Sono molto grosse. E poi però sparse qua e là vedete dei puntini più piccoli e blu intenso. Ok? Il blu intenso è perché sono piccoli. Quindi il DNA è più compattato, lo vediamo meglio. Allora, potete già farvi un'idea di quanta glia c'è. La glia è dovunque, ok? Ricopre, riempie interamente tutto lo spazio tra i neuroni. Chiaro che in questo intreccio di processi, anche in microscopia elettronica, non sempre è facile, adesso vi farò vedere qualche criterio,
riconoscere quello che sono i piccoli processi della glia dai piccoli processi dei neuroni, bisogna farsi l'occhio. Però per il colpo, e tra l'altro bisogna andare a forte ingrandimento, quindi non è facile vedere la visione d'insieme da quel tipo di materiale. Invece qui il colpo d'occhio ce lo possiamo fare. Ok, vedete quanti puntini? Ognuno di quei puntini blu che non è rosso, è chiaro? In rosso avete i neuroni, in blu delle cellule che non esprimono questo marcatore, diciamo così, generico di neuroni. Quindi non sono neuroni, se non sono neuroni, lo stiamo vedendo per esclusione, sono glia. Ve lo faccio vedere così perché è un marcatore specifico di tutta la glia, non è facile, non esiste. È molto più facile vederlo in negativo. Spiccano, vi dirò, il colpo d'occhio è più facile vederlo così. Quanti neuroni, quanta glia. Ed è tanta la glia, ok? Un po' il concetto è quello. E fa tante cose. Allora, il primo tipo di cellula gliale, quello su cui anche passeremo più tempo stamattina, che vi voglio raccontare sono le cellule che abbracciano, perché tutti abbracciano qualcuno, è una storia d'amore molto molto romantica, molto molto stretta. Cominciamo da quelli che abbracciano gli assoni. Vedremo gli astrociti abbracciano corpi cellulari e sinapsi, e invece questi due tipi di cellule, cellule di Schwann e oligodendrociti, invece vanno pazze per gli assoni. Quindi sono specializzate nell'appoggere i prolungamenti. Evolutivamente piuttosto antiche anche. Le cellule che rivestono gli assoni, però vedremo ci sono un po' di specializzazioni moderne. Ok, e che cosa state vedendo? In realtà adesso lo vedremo, sono due tipi di cellule diversi, li troviamo uno nel sistema nervoso centrale, sono tutti e due appassionati di assoni e rivestono assoni. Però gli oligodendrociti sono un tipo cellulare particolare che troviamo solo nel sistema nervoso centrale. Mentre le cellule di Schwann le troveremo a rivestire i nervi periferici. E qui vediamo se adesso ci faremo, però cominciate a farvi il colpo d'occhio. Questo è un nervo che è stato così smontato, abbiamo separato le singole fibre nervose, preso da un animale transgenico in cui le cellule esprimono casualmente diversi coloranti. Avete già sentito parlare di confetti mais? Topi confetto? No? Ai matrimoni dei biologi vanno fortissimo? Vi danno quelli? Torni a casa con un sacchetto di topi confetto? No? Ok, vabbè, non importa. Sono dei topi che esprimono, che hanno le cellule, diciamo così, multicolore. Servono proprio in questi casi in cui noi vogliamo distinguere diverse cellule. Sempre per il concetto di avere marcature sparse. Però magari vogliamo marcature sparse, ma tutte, diciamo così, tutte presenti nello stesso animale, in modo da poterle distinguere. Noi adesso abbiamo i canali della fluorescenza, quindi possiamo usare fluorofori diversi e distinguere le cellule sulla base di fluorescenze diverse. Ogni singolo colore è sparso, però possiamo metterli tutti insieme per avere il quadro d'insieme nello stesso animale. C'è un sacco di lavoro per cercare di fare questa marcatura sparsa, ma allo stesso tempo raggruppata in un solo animale. Ok, ma questo non ci interessa adesso, scusate, mi sono perso, per digressione, io le faccio volentieri. Ok, qui vedete qui di questi diversi colori perché è uno di questi topi, con le cellule colorate in modo diverso. In verde invece vedete le cellule di Schwann, quindi quelle che abbracciano il nervo. Quindi vedete qui abbiamo smontato il nervo, separato le singole fibre di un nervo periferico, la cellula Schwann è rimasta abbracciata al suo preferito, ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Ok? Lo vedete questo affetto? Questo non si può fare perché il cervello si strappa e basta. Però sul periferico invece ci sono tante fibre separate, riusciamo a separarle. Anche perché, lo vedete bene, e questa è la differenza che poi vedremo, distingue oligodendrociti da cellule di Schwann, l'oligodendrocita abbraccia un sacco di fibre, mentre la cellula di Schwann, adesso lo vedremo, ne abbraccia solo una. Sì, tu, la mia preferita. Così, sono diversi modi di amare.
Ok, allora, e adesso lo vedremo, questo è un nervo, il nervo contiene corpi cellulari di neuroni, quindi troveremo corpi cellulari di neuroni nel nervo, ce lo siamo detti l'altra volta? No, ok, il nervo è fatto solo di assoni e le cellule che circondano questi assoni. Vediamo se abbiamo capito, che si chiamano cellule di... Quindi qui dentro avremo neuroni, scusate, assoni e cellule di Schwann. Nel cervello, questa, diciamo così, questi assoni con le cellule che le circondano, quindi in questo caso che li avvolgono, quindi in questo caso gli oligodendrociti. Dove li troviamo? Adesso è presto per farsi venire fame, però è la parte appetitosa. La sostanza? Vediamo un po'. Nella sostanza grigia cosa trovavamo? Nella sostanza bianca, hai indovinato. La sostanza grigia contiene i corpi cellulari dei neuroni, la sostanza bianca invece contiene di nuovo assoni e le cellule che circondano gli assoni. Ecco, però quando adesso vedremo il tipo di specializzazione a livello microscopico che queste cellule che avvolgono gli assoni, quindi in questo caso oligodendrociti, hanno, però per farsi un'idea di che tipo di materiale, potete farvi un'idea, avete mai mangiato il fritto misto alla piemontese, cari amici? È buono, eh? L'avete lei l'ha mangiato, se lo ricorda, le è piaciuto. È buonissimo. Perché è buono? Secondo me è soprattutto per la sostanza bianca. La sostanza bianca è buonissima. Ok, però qui la potete vedere, la potete immaginare. E bisogna avere un contatto diretto col dato. Nel vostro caso per adesso è soprattutto culinario. Poi vedremo. Man mano che passerà il tempo avrete anche altre... comunque se avete visto il cervello al supermercato, d'accordo, c'è moltissima sostanza bianca, tipo quello di mucca, questo temo che sia umano, però più o meno il gusto è lo stesso. Olè. E quindi adesso vedremo la composizione essenzialmente di questa parte bianca, perché è bianca e perché è buona. Ok, qui ho messo solo le frecce. Ecco, nelle marcature istologiche, attenzione perché queste le vedrete, avremo all'ultimissima esercitazione ancora un po' di marcatura istologica, di preparati istologici. In quelle marcature istologiche invece, preparati istologici, non si vede più, non è più grigio e bianco, il fondo è tutto bianco. Quindi dobbiamo imparare, diventa tutto bianco, lo disidratiamo, non si vede, la fetta diventa trasparente, vogliamo che sia trasparente la sezione istologica per poter riconoscere dove è andato a legarsi il colorante, per avere quindi le informazioni che dipendono dalle proprietà del colorante. Quindi come la distinguiamo la grigia dalla bianca? Lo possiamo fare per esempio, come possiamo vedere la parte grigia, vedere dove sta la grigia e dove sta la bianca? Le distingueremo, ve lo dico io, perché la bianca che cos'è che non ci troviamo? Ma qualche nucleo ci sarà, saranno i nuclei delle cellule gliali, però non ci saranno i nuclei delle cellule neuronali. Che dite, siamo in grado di distinguerle? Sì, com'erano anche con questa sostanza tigroide, con le amine, diciamo, con i coloranti come il cresil violetto, blu di tolidina, com'erano i neuroni? Ciccioni, ok? Quindi dovreste, senza bisogno del mio aiuto, riconoscere la grigia. Fatevi un'idea dell'ingrandimento. Questo è un punto dove ci sono tanti neuroni. Questi sono neuroni. Più grosso, anche se non avete l'ingrandimento, quelli più grossi sono i neuroni, quelli più piccoli sono la glia. Vedete una zona dove ci sono tutti i neuroni? È una zona dove a un certo punto questi neuroni non ci sono più. E in effetti i nuclei sono tutti più piccoli, lo vedete? Quindi non ve lo dico? Non c'è bisogno? Vado avanti? Non ve lo dico.
No, ve lo dico. No, non ve lo dico. Allora, vediamo un po', faccio ancora un passaggio, poi ve lo dico. Ok, questa è una fetta più o meno allo stesso livello, ci ho provato. Presa da, di nuovo, un sito online. Ok, questa volta colorata con l'immunoistochimica. Anche l'immunoistochimica possiamo usarla per farci un'idea. Di nuovo, qui non ho colorato in realtà la glia, lo facciamo di nuovo in negativo sui neuroni. Qui di nuovo il neuron che abbiamo visto prima. Vedete dove c'è il rosso? Lo vedete il rosso? Lassù, eh? Lassù e un po' più giù. E dove ve lo immaginavate prima? E dove erano i neuroni? Dove immaginavate che ci fossero i neuroni, adesso qui dovete vedere rosso. Ok. Ci abbiamo aggiunto però qui un livello ulteriore. Una proteina, un anticorpo in realtà, che credo ne riconosca più di una, ma non importa, di isoforme dei neurofilamenti tipiche degli assoni. Vedete una marcatura tutta, diciamo così, più a fibre. Tante piccole fibre tagliate in modo diverso, che danno questo pattern, densissime, ok? E questi assoni dov'è che si vanno a concentrare? In questa parte centrale. A questo punto, guardiamo un po', vedete? Ecco qua! Quindi tutti questi catenelle, questi sono tutti oligodendrociti e vedremo si organizzano proprio così, in catenelle. Ok? Quindi quella è la sostanza bianca. Sostanza bianca che appunto contiene assoni, li vediamo qua, colorati con neurofilamenti, contiene cellule gliali, le vediamo come nuclei e poi magari con dei marcatori specifici. Questa è un'altra zona, con la mia zona preferita. Bella, eh? Questa si chiama lo striato, a me piace tanto, io studio questo, ma non importa. Questa piace a me, questa ve l'ho fatta vedere. Ecco, qui eravamo al mare. Oh lol, questa è la mia ragazza. No, allora, diciamo, questa sostanza bianca in realtà però proprio chimicamente è costituita da una, diciamo, una sua proprietà, da alcune proprietà chimiche, non voglio, adesso lo vedremo, per cui possiamo anche colorarla con dei coloranti specifici. Quindi si sapeva già da un po' che alcuni coloranti specifici, tipo questo Luxol Fast Blue, colora in modo specifico la sostanza bianca. Adesso vedremo perché, però ci sono delle proprietà proprio chimiche, di composizione chimica di questa regione, che è distinta. Quindi questa zona di cavi, vedremo, ha una sua composizione chimica particolare. Questo ve lo faccio vedere dopo. Ok, allora a questo punto vediamo di che cosa è fatta questa sostanza bianca. Che è però fatto dal nervo periferico. Quindi adesso vi ho fatto vedere un po' di cose centrali, tenete la mente. Adesso vediamo la composizione del dettaglio periferico e poi la estrapoleremo al centrale con alcune piccole differenze. Allora, nel periferico, abbiamo detto, ci sono le cellule di Schwann. Cellule di Schwann che abbracciano i neuroni, come tutte. Nessun neurone, nessuna parte del neurone va in giro da solo. Nessun neurone è mai scoperto. Nessuna parte del neurone, corpo cellulare. C'è sempre una copertina, almeno parziale, di glia, e nel caso delle assoni la coperta è abbastanza sempre fissa, specialmente nel periferico. Quindi nel periferico l'assone ha sempre una copertura di una cellula gliale che l'abbraccia, che l'avvolge. E vediamo se qui riusciamo a riconoscere le due componenti. Questa che vedete è una storia, questa è una cellula di Schwann che abbraccia più assoni. Vediamo un po' se lo riconosciamo. Che tipo di taglio? Trasversale o longitudinale? Trasversale. L'avete capito perché avete visto questi cerchi, giusto? Questi sono molto bianchi, hanno tanti puntini. Vi ricordate l'assone?
Somiglia a quello che avete già visto di Assone l'altra volta, con tutti questi microtubuli che corrono lungo qui dentro. Perfetto, quindi questi sono assoni che corrono dentro ad una cellula gliale. Quindi è una cellula gliale che ne abbraccia tanti. Come li abbraccia? Come fa un assone a bucare una cellula, a passargli dentro? Ci vuole un canale, però. Ci vuole un canale, devi passare da una parte all'altra. Ok, questo si può fare. Possiamo costruire un buco all'interno della cellula. In realtà, in questo caso, è molto più tipo un abbraccio. Quindi, immaginate un lembo di citoplasma che avvolge l'assone e poi va semplicemente ad agganciarsi come se fosse un'adesione cellula a cellula, ma con se stessa. Mi metto così, lo vedete meglio? Immaginate quindi che si toccano questi due lembi e rimane quindi un ponte di citoplasma, un anello di citoplasma dentro al quale passa questo assone. Non era l'unico modo in cui questa cosa poteva avvenire, ma avviene così. Quindi vediamo in effetti intorno agli assoni, fateci caso, molto spesso la membrana torna indietro. Quindi vediamo un punto di contatto, di adesione tra due lembi, proprio come se fossero due mani che si toccano. Facciamo finta che sono mani, che forse si capisce meglio. Così. È chiaro? Sto facendo la ballerina. 7, 8. Allora, ops, dove va da solo questo qua? Ok, vi è chiaro questo concetto? Quindi due lembi, li vediamo anche qui sotto, li vedete? Anche qui, dappertutto. In realtà questi due lembi, cominciamo a dargli il nome giusto, si chiamano mesassoni. Se no continuiamo a parlare di lembi, sembrano coperte, mani, ferite, no. Mesassone. È il nome di questo, sì, appunto, processo, se volete, che avvolge l'assone. Uno di qua e uno di là, mesassone. Poi adesso vedremo, li distingueremo ancora in esterno ed interno. E se vedete ci sono proprio dappertutto. Tutte queste frecce indicano questi punti in cui c'è l'abbraccio, ma è proprio un abbraccio. Ecco, ci sono dei casi in cui però a questi così rapporti occasionali più superficiali, no? Un po' con te, un po' con te, un po' con te, un po' con te, ci sono dei casi invece in cui tu ti innamori perdutamente e tutte le altre non esistono più, non le voglio più vedere, a me ne piace soltanto uno, lei è l'unica ragazza che mi piace, è l'unica che vedo, quindi un contatto più stretto, un sentimento più forte ed è diretto però verso una unica sola fibra. A volte succede alla cellula di Schwann, ok? È un momento romantico nella vita della cellula di Schwann in cui lei ne vuole abbracciare solo una. Oh, non piangete perché torniamo subito alla biologia. Ok, però questo è per darvi l'idea di quanto stretto diventerà questo legame e curiosamente quando il legame diventa stretto con una sola fibra. Eccolo qua, non è romantico questa foto? Non state per commuovere, non piangete, vi prego, si tratta di due cellule. Ok, però vediamo se li riconosciamo, i due amanti, i due innamorati. In questa foto. Allora, qual è la cellula di Schwann? Ditemi un po'. Oh, che cos'è questo? È un nucleo, quindi può essere un neurone, siamo in un nervo? No, esatto, questa è la cellula di Schwann. Questo, che cos'è? È l'assone. Cosa sono questi? Dove c'è la mia freccia, scusate? Tutti questi cerchietti. Oh yeah! E quelli più invece a puntini sono? Neurofilamenti, perfetto. Qui forse un mitocondrio, e qua e là magari ci vediamo anche delle vescicole. Quindi questo è un assone. Ok?
che corre lungo. E guardate questo avvolgimento, questo invece è il loro disco preferito, la loro canzone. È un disco di vinile, una vecchia canzone. Questa cosa qui, questo avvolgimento, è, adesso lo vedremo, proprio l'abbraccio stretto, stretto, stretto che la cellula di Schwann ha fatto intorno al suo assone preferito. E questa la chiameremo guaina mielinica. Adesso lo vediamo, è una elaborazione di quell'abbraccio, diciamo così, più superficiale, costruito nello stesso modo con i due mesassoni, quindi che si toccano, però vedremo, questo abbraccio si fa molto molto più stretto, quindi vedremo uno delle due braccia, ovviamente la cellula di Schwann è più flessibile di me, dei Fantastici 4, si può avvolgere, quindi è un avvolgimento di uno di questi due bracci, vedremo quello interno, più e più volte intorno all'assone. Adesso lo vediamo un pochino più nel dettaglio, però potete cominciare ad immaginarlo. È una elaborazione di questo, di quell'abbraccio più superficiale che avete visto qua. Ok? Molto molto stretto, quasi... Cioè, ehi, parliamone, cioè io vorrei che rimanessimo amici. Non so se ti amo così tanto. Ok, in effetti l'assone, diciamo così, è in questa morsa stretta di questa cellula di Schwann che proprio lo stalkerizza. Siamo oltre l'amore, forse. Ma infatti lui, per stare tranquillo, se la fa anche con altre cellule di Schwann. Ok, quindi la singola cellula di Schwann, adesso lo vedremo, avvolge solo un tratto dell'assone. E ci saranno quindi tante cellule di Schwann a ricoprire l'intero assone lungo tutta la sua distanza. E se tornate torno indietro un attimo a quella prima immagine, ecco qua. Vedete qui? Allora, ognuno di questi salsicciotti, non so perché mi vengono sempre le metafore culinarie, comunque questi salsicciotti, ognuno di questi è una cellula di Schwann. Chiaro? Quindi si tratta di tante cellule di Schwann in fila, come i vagoni di un treno. Ok? Voilà, ma... Ah no, ancora una piccola considerazione evolutiva. Allora, questo, la cellula di Schwann e l'interazione con l'assone, l'interazione stretta tra la cellula di sostegno non neuronale il neurone, quindi con tutte quelle specializzazioni che permettono di trasferire l'informazione a grande velocità, questa esiste dalla notte dei tempi, proprio dall'inizio dei primissimi neuroni appena nati, appena nelle primissime neuroni appena comparsi sul nostro pianeta, c'era un'interazione forte con una cellula gliale. Ok. Dopodiché però la mielina non la ritroviamo proprio in tutte le specie animali. Quindi questa specializzazione, diciamo così, questo abbraccio più forte, monogamia, diciamo mielinica, la ritroviamo solo in alcune specie. Qui voi non avete ancora fatto zoologia, giusto? La farete, quindi ci sta anche che cominciate a riflettere queste cose, così poi ci ritornerete. Questi sono diversi, diciamo così, gruppi di animali. E quindi vedete che anche in fila che si sono separati da parecchio tempo, ogni tanto apparentemente a caso compare la mielina. Questo significa due cose: o era presente in tutti e qualcuno l'ha persa, o il contrario, non c'era nell'antenato comune ed è comparsa in più fila poi durante l'evoluzione. Allora, in questo caso, per una serie di considerazioni, si pensa che sia la seconda, quindi che sia comparsa indipendentemente più volte, però sempre fatta così, ok? Quindi evidentemente questo tipo di specializzazione, quindi questa evoluzione dal contatto semplice al contatto che si avvolge più volte intorno all'assone, è qualcosa che avviene facilmente, quindi si può evolvere facilmente, e però che conferisce un qualche vantaggio che è, diciamo così, è vantaggio
comune a più specie, quindi che permette un adattamento che può essere comodo, diciamo così, può essere adattativo per più specie, quindi abbastanza generale, diciamo, non mi veniva la parola. Ok, e che cos'è quindi? Che cos'è che evolve? Quindi evolve facilmente, va bene, non è così complesso, la vedremo, e conferisce un qualche tipo di vantaggio, eh? E adesso cercheremo di capire qual è. Allora, a questo punto vediamo un attimo la struttura un pochino più nel dettaglio. Vedrete, questo è abbastanza semplice se avete visto il concetto, però ci sono due elementi che dobbiamo ancora considerare. Uno, nella parte più interna, quindi quella a contatto con l'assone, in questa guaina mielinica, rimane un velo di citoplasma. Quindi abbiamo una parte di citoplasma della cellula di Schwann. Guardate qua, c'è la membrana dell'assone, la membrana della cellula di Schwann, e poi un pochino di citoplasma. Cos'altro vediamo? E poi vediamo di nuovo il mesassone, quindi l'unione di due lembi di citoplasma, due lembi di, sì, di membrana, di cellula. Ok, dopodiché, passata questo piccolo spazietto di citoplasma, abbiamo invece tutta questa struttura più nera, che però, adesso che vi ho detto più o meno già come vi ho fatto capire più o meno come evolve, poi la vedremo, potete immaginare di che cosa sarà fatta. Cosa vi immaginate? Guardate un po', questa è una membrana, questa è un'altra membrana. Secondo voi di che cosa è fatta tutta questa roba? La chiamiamo mielina. Fosfolipidi? Sì, lo vedremo. Queste sono tutto quello che avanza quando noi facciamo tutto questo avvolgimento, vedremo. Quindi l'abbraccio si stringe, però tutto il citoplasma, che era presente in questo braccio che si stringe, viene spremuto fuori come da un tubetto di dentifricio e rimarranno soltanto le membrane. Quindi otteniamo questa struttura, è fortemente lipidica, ed è di fatto costituita da più strati di membrana uno sopra l'altro. Come si ottiene tutto questo? Allora, possiamo immaginarlo se immaginiamo di srotolarla. Non possiamo farlo. Questa non è la genesi della mielina, non si forma così. Questo è proprio lo smontaggio della mielina, della cellula, della guaina mielinica. Vabbè, ma non vi preoccupate. Supponiamo di smontarla, quindi di srotolarla. Di fatto è arrotolata sopra l'assone. Noi la prendiamo e la srotoliamo, come una tapparella. E che cosa vedremmo se srotolassimo una guaina mielinica? Di fatto vedremo una parte di citoplasma, una parte di pura membrana, quindi dove il citoplasma è completamente sparito, la parte esterna. Cioè, le due parti interne della membrana sono praticamente a contatto. È chiaro? Abbiamo spremuto via il citoplasma. Immaginate le due parti della membrana, prendete un pallone e lo schiacciate, le due parti di cuoio che è interna del pallone aderiscono tra di loro. Ok, però appunto vi ho detto che rimane nella parte più interna, vicino all'assone, una parte di citoplasma. Citoplasma normale, vivo. E questo citoplasma vivo però deve mantenere un contatto con il nucleo, d'accordo? Perché altrimenti ci deve essere un canale, un passaggio segreto che porti del materiale dal nucleo a questo anello di citoplasma più interno, d'accordo? Vedete questo? Come fa a rimanere vivo questo citoplasma? Esistono dei canali. Questi canali, quindi, che mettono in comunicazione la parte interna con l'esterno, li vedremo soprattutto ai bordi della cellula di Schwann, e questo è anche il motivo per cui con va bene, lo vediamo adesso. Sia dei canali esterni, ma poi troveremo anche dei canali invece interni.
Qui non so perché non arrivano fino al fondo. Immaginiamoceli che arrivano fino al fondo. Questi sono di nuovo gli schemi misteriosi. Non ha senso che il canale arrivi fino a metà. Questi sono canali che arrivano fino al fondo. E infatti, quando li giriamo, scusate, vi dico tutto così poi dopo lo guardiamo, quando lo avvolgiamo completamente, questo canale lo vediamo appunto in genere inclinato, come un punto appunto in cui c'è un pochino di citoplasma, come un'interruzione nella guaina. E però se vedete, questo nello schema è lo stesso libro, in questo schema arriva fino in fondo, qui invece l'hanno fatto fino a metà, ma non importa, noi immaginiamocelo, poi magari ne esistono anche di incompleti, ma noi immaginiamocelo fino al fondo. Io non lo so sinceramente, io li ho sempre visti così. Ok, questi canali avvolti li chiameremo di nuovo con un nome tutto loro, si chiamano incisure di Schmidt-Lantermann. Qui non si legge, scusate, è scritto qua. Vabbè, adesso lo vedrete. Dove l'ho scritto? Incisura di Schmidt. Vabbè, non importa, anche lo leggerete. Potete vivere senza Schmidt-Lantermann. Comunque si chiamano così, perché erano state riconosciute da degli istologi, e questo era il nome dell'istologo che le ha studiate. Ok, nel caso dell'oligodendrocita il concetto è lo stesso. C'è solo una differenza che vi ho già detto prima: il singolo oligodendrocita avvolge più fibre mieliniche. Questa è una caratteristica del sistema nervoso centrale, quella di risparmiare spazio anche di nucleo. Gli assoni sono tantissimi, se utilizzassimo quel sistema a una singola di cellula di Schwann per ogni assone, il nostro cervello diventerebbe abnorme, gigante. Ok? Invece, nell'ottica di risparmiare spazio, l'oligodendrocita appunto ha dei fini processi che arrivano intorno all'assone, lo riconoscono e lì costruiscono la guaina mielinica. Eccolo qua, questo è l'oligodendrocita. Quindi vedete, ovviamente è scalato di parecchio. Il singolo oligodendrocita può circondare parecchi assoni, d'accordo? E li vedete qua. Queste sono tutte le guaine mieliniche fatte da una singola cellula. Questo è l'oligodendrocita, piccolo processo che arriva intorno all'assone e lì inizia i suoi avvolgimenti, costruiti con lo stesso modo, quindi è una manina lunga, 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 arriva, ti abbraccio e poi comincio a crescere e ad avvolgermi. Ok, vediamo un pochino più nel dettaglio questo sistema di avvolgimenti. Avete già provato a visualizzarlo nella vostra testa? Vi vedo fumare. E adesso vediamolo un pochino più da vicino, vediamo se ci facciamo un'idea ancora meglio. Allora, tutto comincia con questo Pac-Man, ok? Poi tanto questo io ve lo racconto, ma dovrete ripensarci e farlo vostro nella vostra testa. Quindi adesso qui ci saranno mille immagini per immaginarlo, non è così complicato, assomiglia a un tubetto di dentifricio che si svuota accrescendo, voi prendete un tubetto di dentifricio, lo avvolgete tutto dentro così e più o meno il concetto è quello. Ok, comunque cominciamo con questo Pac-Man, poi il mesassone esterno rimane fermo, mentre questo mesassone interno inizia questo, come se fosse una migrazione, se volete, un allungarsi, però un allungarsi su se stesso in modo circolare. Quindi si estende, ma invece che andare dritto torna indietro e gira intorno. È la giostra che lui fa tutto il tempo. E quindi qui lo vedete, dopo essere cresciuto un bel po', è arrivato qua in mezzo. Che cosa succede però? Man mano che lui cresce e si avvolge, schiaccia via, spreme via il citoplasma. Quindi ne rimarrà un po' in questa parte centrale, quindi questo avvolgimento più interno rimarrà pieno di citoplasma, mentre da tutti gli altri avvolgimenti il citoplasma verrà letteralmente spremuto via.
Perché le due membrane aderiranno tra di loro. Quello è il segreto. Se voi fate aderire le membrane interne, con due magnetini, o magari delle proteine apposta che fanno questo, ci sono delle proteine che verranno prodotte, che verranno accumulate in quella regione di citoplasma, che fanno proprio questo, tengono vicini i due lati interni della membrana. E basta fare questo. Se i due lati vicini della membrana aderiscono, il citoplasma se ne deve andare. Ok, e così formiamo questo avvolgimento che è di natura puramente o quasi lipidica. Lipidi e proteine che servono per mantenere integro questo avvolgimento di lipidi. Questo è un altro schema, e poi ce n'è un altro schema, e ancora un altro schema, ne vediamo tanti in modo da non focalizzarci troppo sull'uno e sull'altro. Ok, ma a questo punto che cosa stiamo vedendo? Un po' adesso la potrete guardare, ci sono parti più chiare, parti più scure, la chiamiamo linea maggiore densa, la linea intraperiodo, va bene. E poi ci sono le membrane in mezzo. Allora, di fatto però, in effetti noteremo in questa membrana, quando la guardiamo in microscopia elettronica, dove ce l'ho? Me l'avevo fatta vedere prima, ne abbiamo un po'. Qui non ci basta, vorremmo più vicino, questa è troppo scura. Vabbè, però un po' lo vedete, no? Il susseguirsi di linee più scure e linee più chiare. Siete d'accordo? E in realtà nella linea più chiara, andando sufficientemente forte in ingrandimento, vedremo un'altra linea leggermente più scura. Però adesso non mi metto a tirarvi fuori dei preparati apposta, perché non finiamo più. Qui si vede un po' meglio. No, ma non importa, ragazzi, non importa. Il concetto qual è? Che per ottenere questi avvolgimenti di membrana dobbiamo avere sicuramente un'adesione alla membrana esterna, a livello cellulare. Ci deve essere una membrana, ci sono delle proteine, ce ne sono tante in queste membrane, si chiamano P0, sono anche marcatori proprio specifici, questa la troverete nella mielina e basta, credo, è molto specifico, e questo media un legame omofilico extracellulare. Le due membrane sono vicinissime e sono molto... e sono adese tra di loro. Questo in realtà lo vediamo come uno spazio un po' più chiaro in microscopia elettronica. La parte intracellulare invece viene riempita sia della parte ovviamente citoplasmatica di questa proteina di adesione che di altre proteine. Una molto tipica è questa MBP, Myelin Basic Protein, che serve proprio insomma anche da marcatore degli oligodendriti. Ok, quindi tutta quella parte spessa che vedrete, la parte più nera, quello è il citoplasma della cellula, quello che avanza del citoplasma della cellula, che è stato riempito di queste proteine che tengono di fatto vicine i due lati della cellula. Voilà! E basta. No, dobbiamo soltanto più... ok, occuparci di alcuni dettagli. Queste sono le incisure di Schmidt-Lantermann. Ecco, questa volta si legge, per chi ci riesce, se lo volete scrivere giusto, se no potete anche scriverlo un'altra volta. Eccola qua l'incisura di Schmidt-Lantermann al microscopio elettronico. Il concetto è quello, cioè rimangono, ok, questi lembi di mielina, queste due membrane aderiscono tra di loro, ma lo fanno per un breve tratto, cioè lo fanno per un lungo tratto, ma per un breve tratto a un certo punto invece si separano. Ok, quindi questa è la parte esterna, interna della membrana, questi sono i due lati interni della membrana, e questo è del citoplasma che si trova dentro la cellula. È chiaro? Lo spazio extracellulare tra i vari avvolgimenti è questa parte bianca. Ok? Quindi qui abbiamo una membrana, poi ci sarà un po' di adesione qua in mezzo. E qui ci sarà un'altra membrana, sempre dello stesso avvolgimento che sta andando avanti in tre.
Quindi questo è un canale di citoplasma lunghissimo, ma tutto avvolto su se stesso, ok? Una volta passati, se tu immagini di correrci dentro con la bicicletta, arrivato qui devi ancora fare tutto un giro e ti troverai al piano di sotto, una scala a chiocciola. E poi fai un altro giro, o come al lingotto, avete presente? Quella roba lì. Immaginate di sezionarlo. Quella cosa. Ok, allora, però, attenzione. Quindi abbiamo questi canali interni, in più, però vi ho detto, anche ai bordi della cellula, gli avvolgimenti mantengono un canale di citoplasma. Ah sì, un elemento che non vi ho detto, ci sono le gap junctions tra questi, a volte qui non le vediamo in realtà, ma si riconoscono delle gap junctions, non si vedono in questa immagine, forse qua. Vabbè, non importa questo. Allora, quindi ai bordi invece rimane un po' più di citoplasma. Ok, e ai bordi però abbiamo anche qualcosa di particolare, nel senso che abbiamo una adesione specifica fra la cellula di Schwann e l'assone. Ci siamo, abbiamo quasi finito la struttura e adesso cerchiamo di capire che cosa fa. Quindi il concetto è canale di citoplasma, rimane comunque uno spazio, avete visto qua? Datemi un secondo che torno all'immagine, eccola qua. Quindi canale di citoplasma, qui c'è un piccolo spazio tra l'assone e la cellula di Schwann, uno spazio molto piccolo. Uno spazio molto piccolo, ma non aderiscono, mentre ai bordi, non ce l'ho l'immagine ma non importa, agli estremi della guaina mielinica avremo invece dell'adesione tra la cellula di Schwann e l'assone. Di fatto, immaginatevi a questo punto, abbiamo sigillato un piccolo compartimento di spazio extracellulare tra la cellula di Schwann e l'assone. Ok? Se noi chiudiamo ai due bordi, chiaro, con dell'adesione, non è proprio sigillato perché non è... Sì, però insomma, l'abbiamo chiuso bene. Creiamo un ambiente separato qui. Quindi di fatto abbiamo l'assone, un piccolo spazietto di citoplasma, quasi di, scusatemi, sostanza extracellulare, quasi irrisorio, poi un punto di adesione e lì finisce una guaina mielinica. Dove finisce una guaina mielinica però ne comincia un'altra, è chiaro? Quindi qui finisce una guaina mielinica e ne comincerà un'altra. Allora, nella struttura della guaina mielinica però un punto appunto cruciale è proprio questo punto di contatto, che ha un nome specifico, quindi oltre questo punto di adesione che chiameremo paranodo, troviamo una parte di assone non coperta, nudo. Scandalo! È nudo! Ok? Questa parte qui è nuda. Non viene abbracciata né da una né dall'altra. Ah, è quell'attimo di libertà, finalmente, dove corro il nudo per i prati. E questo lo chiameremo nodo di Ranvier. Perché io mi concentro su questa parte dove l'assone è nudo? Non perché sono un pervertito, ma perché vedremo ha un significato funzionale. Lì sta il segreto del funzionamento della mielina. Allora, questi nodi di Ranvier, in effetti, li riconosciamo sia con l'immunofluorescenza. Vedete qua? Questa è una proteina, qui di nuovo abbiamo un topo GFP, quindi il citoplasma del... è anche vero, no, qui in realtà non me la ricordo più com'è l'immagine. Comunque, qui in rosso vedete questi canali periferici, dove c'è un po' di citoplasma della cellula di Schwann. Quindi vedete che ne finisce una, qui comincia quella successiva, ma c'è un piccolo spazio.
c'è un piccolissimo spazio, magari loro si toccano anche, perché l'assone non deve essere mai veramente nudo, però non c'è la guaina mielinica intorno. Quindi qui c'è un piccolo tratto, vedete questo mini segmentino? Questo è l'assone, quello verde, d'accordo? E lo vediamo anche in microscopia ottica. Questo è ematossellina eosina. L'eosina, in realtà quelle membrane dovrebbero essere cariche di proteine, ma non vengono colorate bene dall'eosina, perché sono grasse, perché ne so. Comunque, di nuovo, qui vediamo questo punto che chiamiamo nodo di Ranvier, ok? Tra i due paranodi. Si vede anche molto bene, anzi ancora meglio, se noi coloriamo invece le membrane. Se coloriamo la membrana, allora è molto evidente questo nodo di Ranvier. Le membrane qui le abbiamo colorate col tetrossido di osmio. Ce l'avrete questo alle esercitazioni, quindi segnatevelo. Sapete cos'è il tetrossido di osmio? Ve l'ho già detto. Si lega ai punti di insaturazione sui fosfolipidi di membrana, cioè dove ci sono i doppi legami, lui riesce a legarsi lì, però siccome questi punti di insaturazione tra le catene nei fosfolipidi di membrana sono molto comuni, perché sono i punti in cui appunto si perde, diciamo così, la simmetria, la geometria perfetta, quindi manteniamo un po' più liquida questa membrana. Comunque questi punti di insaturazione sono molto frequenti e quindi di fatto il tetrossido di osmio, ma ce l'ho forse lo schema, eccolo qua, il tetrossido di osmio crea dei ponti, quindi fissa la membrana, ma la colora anche di un nero più nero del West. Ok, quindi in questo caso abbiamo colorato soprattutto la membrana. Queste parti terminali, no, dove c'è più citoplasma e meno membrana, sono molto meno evidenti. Quindi qui c'è ancora, magari, lo vedete anche, la cellula di Schwann ha ancora un po' di... insomma, si toccano le due cellule di Schwann, ma la mielina, la parte, diciamo, ricca di membrana, invece finisce prima. È chiaro? Cioè, questi super avvolgimenti finiscono prima. Poi c'è uno spazietto di assone non mielinizzato e poi ricomincia l'altra guaina mielinica. Qui è molto evidente, ok? Se coloriamo solo la parte lipidica, non è che qui non ci siano membrane, però sono molte meno, ok? Quindi hanno un colore più flebile. Ok, e perché ci interessano questi maledetti? Quindi qui ancora uno schema, quindi vedete che si toccano le due membrane, le due cellule di Schwann, ma non abbiamo la guaina mielinica. Questo è il paranodo, quindi qui c'è proprio adesione, poi una parte, io l'ho chiamata nuda, è chiaro che un pochino è ricoperta, ma non ha la guaina mielinica, e poi ricomincia l'altra guaina mielinica, è un altro schema ancora. È chiaro? Sto nodo di Ranvier? L'ho fatto a Ranvier? Sto nodo di Ranvier? Ma perché è importante? Allora, è molto importante dal punto di vista funzionale. Probabilmente questo è il segreto del vantaggio, della funzione della mielina, l'aggiunta, il valore aggiunto della mielina. Perché? Perché se noi prendiamo dell'anticorpo anti-canale del sodio voltaggio dipendente, è chiaro? Abbiamo presente che cosa fa il canale del sodio voltaggio dipendente nel permettere il passaggio dell'informazione e di potenzializzazione lungo l'assone, no? È quella specie di rilancio del segnale Wi-Fi, no? L'antennina che rilancia continuamente il segnale in avanti. Questo fa il canale del sole voltaggio dipendente. Allora, però, questo in un assone, diciamo così, non mielinizzato, questi canali sono distribuiti lungo tutto l'assone, sono continui, no? E quindi c'è un rilancio continuo del segnale. Nell'assone mielinizzato, invece, è proprio più tipo l'antennina Wi-Fi per mandarlo alla camera successiva della villa dove abitate, della casa gigante. Questo è il canale del sodio voltaggio dipendente, che si concentra al nodo di Ranvier.
Quindi il nodo di Ranvier, perché ne abbiamo parlato così tanto e così nel dettaglio? Perché quello è il punto in cui ci sono i canali del sodio voltaggio dipendente. E quindi è lì che ci sarà il rilancio verso il nodo successivo, senza passare attraverso depolarizzazioni. Diciamo così, gestite dal punto di vista ionico, mediate dall'ingresso di ioni in tutto quel tratto di assone che è ricoperto dalla guaina mielinica. Poi, esattamente, ancora non ve l'ho svelato, come funziona la guaina mielinica e perché funziona. Diciamo che probabilmente questi fosfolipidi sono un isolante, quindi permettono alla depolarizzazione tra un nodo di Ranvier e l'altro di viaggiare con grande efficienza, senza disperdersi, e poi vi dirò che anche io ne ho un'idea vaga e non si sa neanche ancora esattamente. Ci sono dei modelli che funzionano, ma insomma, ci sono forse ancora qualche dato sperimentale che manca. Qui vi ho fatto vedere anche i canali del potassio, ma non ci complichiamo troppo le idee coi modelli. Comunque il concetto è quello di una conduzione che viene chiamata saltatoria, perché la conduzione passa da un nodo di Ranvier, la depolarizzazione, diciamo così, viene rilanciata da un nodo di Ranvier a quello successivo. E il risultato ultimo di questo tipo di conduzione saltatoria è quello di un aumento esponenziale, vertiginoso, della velocità di conduzione. Quindi i segnali, quindi le potenziali d'azione, corrono lungo gli assoni mielinizzati ad una velocità molto superiore. Acceleriamo di parecchi ordini di grandezza. E che cosa avevamo visto per accelerare la conduzione dei segnali in un assone? Avevamo già visto qualcosa, giusto? C'era un altro sistema. Ve lo ricordate? Cos'è che avevamo visto? Lo usava il calamaro per scappare. Come l'assone? Il diametro dell'assone. Il diametro dell'assone, anche quello funziona come sistema. Ma capite bene che si porta dietro una serie di svantaggi. Per avere tanti assoni che vanno alla velocità del diametro dell'assone del calamaro per scappare, se noi vogliamo complicare, quindi non ci basta solo un neurone effettore, ma vogliamo velocità anche in altri punti della catena, e allora, diciamo, giocarsela sulle dimensioni non è semplice. Significa aumentare in modo impressionante, ingestibile, è il volume del sistema nervoso, dei nervi, del cervello. Invece la mielina evidentemente permette, là dove c'è necessità, ok, o dove sono pressioni selettive per aumentare la velocità, permette di farlo senza aumentare le dimensioni. E quindi probabilmente per questo si è evoluta più volte, perché è una piccola, se ci pensate, dal punto di vista strutturale è un piccolo cambiamento rispetto a un avvolgimento tipico, ad un avvolgimento più stretto con i canali del sole che si allontanano un po'. Non è fantascienza, se vogliamo immaginarcela, da evolvere una struttura di questo tipo. Ovviamente stante un punto di partenza in cui ci sono già i canali del sodio, c'è già un contatto con la cellula di Schwann, eccetera eccetera. Olè! Quindi conduzione saltatoria a 400 km orari, Formula 1. E appunto questo rappresenta un vantaggio rispetto alla conduzione continua. Ci sono mille schemi, ma secondo me ve lo potete immaginare. La sclerosi multipla sono E57 veramente? No! Mi ridate 10 minuti? Sforiamo 10 minuti. Sì, dai. Vabbè, la sclerosi multipla, se lo sapete, è la malattia in cui il sistema immunitario attacca in modo autoimmune proprio la mielina.
Generalmente è centrale questa degenerazione. Esistono anche purtroppo delle versioni periferiche, ma che non sono sclerosi multipla. Comunque, quando è centrale, si tratta di attacchi focali. Vedete, il sistema immunitario normalmente, adesso lo vedremo, non ha molto a che fare con questo sistema nervoso centrale. Rimane piuttosto, cioè rimane separato. Adesso vediamo, il sistema nervoso centrale ha un ambiente protetto rispetto al sistema immunitario. Esiste una barriera, la vediamo tra pochissimo, che si chiama barriera ematoencefalica, che mantiene appunto il sistema nervoso centrale separato, più separato, soprattutto il suo ambiente interno è più separato rispetto a quello di altri organi. Vabbè, ma non importa. Comunque, perché vi cito la sclerosi multipla? Perché in questi attacchi, qui vedete Luxor Fast Blue, vedete che ci sono delle zone di mielina con dei buchi, cioè manca la mielina in alcune zone. Questa è la sclerosi multipla, se togliessimo tutta la mielina non sopravviviamo. Se avete in mente qualcuno che ha questa malattia, potete immaginarvi invece che quando la togliamo in alcuni punti, ovviamente perderemo alcune funzioni in alcune zone, a seconda di quanto è grave l'attacco. Ma che cosa succederà? Qual è l'effetto nel paziente di sclerosi multipla della digestione della mielina, che potete immaginare voi stessi immediatamente con quello che vi ho già detto? Perché è invalidante? Che cosa avrà soprattutto? Rallenterà clamorosamente, ok? C'è un rallentamento, però si perde tutta la coordinazione nei circuiti, d'accordo? Quindi di fatto non funziona più. Poi la mielina viene ricostituita, per fortuna. Ci sono dei sistemi che ricostruiscono la mielina distrutta, però è chiaro che comunque i neuroni possono morire, insomma, non è una bella malattia. Per fortuna generalmente va ad attacchi, però ogni tanto poi ci va giù più duro e via. Ok, allora se mi date ancora 10 minuti, in realtà noi abbiamo ancora una lezione, che io avrei voluto fare domani, ma qualcuno mi ha chiesto di non farla domani e passarla a mercoledì. Siete tutti d'accordo? Sì? Ok, va bene. Ho ancora una lezione sulla meiosi che in realtà non prende le 2 ore, quindi mi lascerò magari una stupidaggine da fare. Però se riusciamo a chiudercela adesso, non siete più contenti? Allora, e l'ultima cosa che devo fare, che vi devo raccontare, e che facciamo veramente in 10 minuti, è molto semplice, è l'organizzazione dei nervi periferici. Il nervo è un organo, quindi è costituito da diversi strati. Di fatto ci sono dei fasci, il nervo è organizzato in fasci, come erano le fibre muscolari, e diciamo rispetto al schema delle fibre muscolari qui abbiamo anche tutto sommato la nomenclatura che somiglia, che la ricorda, perché abbiamo uno strato qui esterno di avvolgimento del nervo che tiene insieme tutti i fasci di fibre nervose che ci corrono dentro e che chiameremo epinervio. Poi avremo una struttura specializzata che chiameremo perinervio, e come avevamo visto per il perinervio avvolge i singoli fasci di fibre nervose. In realtà questo perinervio vedremo, sì, ha lo stesso ha un nome che somiglia, ma strutturalmente lo vedremo è molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel muscolo. E poi abbiamo una matrice connettivale dentro cui passano le singole fibre nervose che chiameremo endonervio. Allora, questi sono i nomi, però adesso li vediamo un pochino più nel dettaglio. Datemi un attimo che mi piaceva l'idea di farveli vedere dal vero, di descriverveli io sul preparato, così li impariamo in un attimo, e tanti saluti e baci. Allora. Eccolo qua. Questo è un preparato che vedrete anche voi.
Allora, questo è un nervo. Vedete che è fatto di più fasci? Siete d'accordo? C'è... quindi non è proprio uguale al muscolo, d'accordo? Abbiamo dato gli stessi nomi, ma vediamo già che è piuttosto differente. Anche proprio l'organizzazione. Diciamo, i singoli fasci di fibre sono immersi in una, ma proprio immersi però, in una matrice connettivale che chiamiamo epinervio, però vedete che in realtà questo epinervio passa anche all'interno, ha dei setti che passano all'interno del nervo, ok? Mentre l'endonervio, l'epinisio, mi sto confondendo, era solo esterno, Qui abbiamo una struttura un po' diversa che tende a circondare proprio il nervo. Poi magari tanti fasci condividono lo stesso epinervio, però insomma vediamo che tende a correre intorno alle singole fibre, ai singoli fasci di fibre nervose. Attenzione, adesso zoomo pericolosamente. Precipito, eccoli qua. Questi sono singoli assoni con le loro cellule di Schwann. È chiaro? Ognuno di questi cerchietti è un assone con la sua cellula di Schwann. Quindi questi saranno... perché questi sono tondi e questi no? È una questione di... esatto, sezione. Questi sono tagliati longitudinalmente. Qui vediamo il nucleo delle cellule di Schwann. Questi sono... trasversalmente, quindi il nucleo lo vediamo ogni tanto a seconda di quando l'abbiamo preso nella sezione. Ok, allora veniamo indietro, quindi queste sono fibre, sono abbastanza vicine, giusto? Ma ci vediamo un po' di spazio in mezzo, vero? D'accordo? Sono vicine, ma non è che sono proprio appiccicate troppo, giusto? C'è un po' di spazio tra le fibre, corrono parallele, sono molto vicine, ma c'è un po' di spazio. Ok, allora, quindi abbiamo questa parte interna, questo è il nervo, qui è dentro il nervo. Questo è invece l'avvolgimento di connettivo che appunto chiameremo epinervio. Di cosa è fatto? Guardatelo un po'. Cos'è? Qualche cellula in mezzo alle onde del mare. Cosa sono quelle onde del mare? Collagene, ok? Quindi fibre collagene, un bello spesso, se lo vedete è un nervo, è duro anche, d'accordo? Quindi questo conferisce solidità. Non lo vogliamo rompere, non lo vogliamo neanche schiacciare troppo, Anche se lo schiacci, quelle fibre sono delicate, ok? Deve essere solido, e lo vedete solido, no? E direi che è molto denso, siete d'accordo? Molto denso, quindi connettivo molto denso, pochissime cellule, sembra un tendine, in realtà non è regolare, è irregolare. Ok, e poi, quindi questa guaina connettivale è molto molto spessa, e poi andiamo verso il nervo. E cosa ci troviamo? A un certo punto, quindi vi ho detto, questo è l'epinervio, va bene. Andiamo a vedere che cosa c'è del perinervio. Dov'è il perinervio? Oh, in effetti vediamo che passato questo strato più spesso di connettivo, queste sono le fibre nervose, le vedete adesso. Cosa c'è qua in mezzo? Oh, che cos'è quella roba lì? Cosa vi sembra? Il tipo di tessuto. Allora, che cos'è? Buttate una palla, qualcuno deve fare il video. È il modello? Ma, sì, è il modello, sono cellule. Vedete i nuclei molto allungati, nuclei molto allungati, più strati. Adesso lo vediamo in microscopia elettronica. Questo potrebbero essere degli strani avvolgimenti di collagene oppure cellule, giusto? Sembrano abbastanza cellule, anzi vi dirò. Oh. Lo vedete, lo seguiamo. Sembrano molto cellule. Però l'endotelio normalmente come è fatto? Quanti strati intorno ad un vaso sanguigno di endotelio? Uno. Ok. Qui quanti ce ne sono?
non li possiamo contare, io non ci riesco, ma più di uno, due, più di due, tre, quattro forse, ok? Ce ne sono un bel po'. È una specie di endotelio, cioè un tessuto pavimentoso pluristratificato. Non è pluristratificato, cancellate questa parola, perché pluristratificato vuol dire quando i singoli strati sono adesi gli uni agli altri e qui non sembra proprio il caso. Sono tanti strati di endotelio concentrici. Quindi qui abbiamo una separazione meccanica, fisica, quindi connettivo che fisicamente, diciamo così, tiene, sì, non è proprio che separa, sì, tiene insieme il nucleo, unisce. Qui invece abbiamo più una barriera, quindi una barriera meccanica, ecco, diciamo così. Qui abbiamo invece una barriera che vuole essere, se è fatta di cellule, cellule endoteliali, adesso le vedremo, le cellule endoteliali come quelle dell'endotelio hanno le giunzioni occludenti. Giunzioni occludenti, endotelio che separa e non ce ne basta uno, ne mettiamo due, anzi sai che facciamo, non esageriamo, tre, ma sai che facciamo, mettiamone quattro. Quindi tanti strati concentrici di un tessuto, di un epitelio che somiglia a quello che circonda i vasi sanguigni. Perché? Che tipo di separazione metterà in atto questo perinervio? Meccanica? O chimica, chimica trofica se volete, ma più proprio chimica, cioè noi vogliamo creare una barriera fatta di membrane, e sapete che la membrana è un bel filtro, una bella separazione chimica, ci sono un sacco di molecole che non possono attraversare le membrane, anzi la gran parte delle molecole circolanti non possono attraversare le membrane. Le cellule si infilano tra le fibre collagene, ma non si infilano tra le membrane se le membrane sono chiuse. È chiaro? Bisogna sfondare, ma non lo fanno. Ok, lo possono fare, ma in altro modo. Bisogna ucciderla la cellula per passare. Fammi passare. Quindi è una separazione che impedisce ad altre cellule esterne al sistema nervoso centrale e molecole che non sono, diciamo, che non si possono sciogliere nei lipidi con più strati di sicurezza, ok? Abbiamo più porte, è proprio il cavò della banca, ragazzi. Questo è quella che chiamiamo barriera ematoencefalica. In effetti avvolgimenti di questo tipo, li vedremo nel cervello, li chiamiamo pia mater e dura mater, ma il concetto è lo stesso, avvolgono l'intero sistema nervoso centrale. E adesso ve lo faccio vedere ancora velocissimo in microscopia elettronica e poi direi che sono soddisfatto per la lezione di oggi. Scusate, ho cominciato tardi, ma veramente non me l'aspettavo questa, di non trovarvi. Ok, quindi questo è l'epinervio, qui c'è il perinervio ed eccolo qua. Questa è un'immagine in microscopia elettronica, poi ci sono dei preparati che vedremo insieme magari domani, la prossima volta, però eccolo qua, vedete? Quindi assomiglia molto ad un endotelio, qui l'abbiamo fatto la sezione, la stiamo guardando in microscopia elettronica. Quindi qui abbiamo la cellula di Schwann con le fibre nervose, è vero? Sono mielinizzate o no queste? Vediamo un po', questa, quante cellule di Schwann, quante fibre? Una e una, è la storia romantica, che si amano solo loro due, ok? Qua invece è più allegra la cellula di Schwann, quanti assoni si sta, diciamo così, lavorando in questo periodo? Parecchi, ok? Quindi tanti assoni, una cellula di Schwann, questo è non mielinizzato. Ok, quindi qui siamo dentro il nervo, adesso vedremo anche tra le cellule nervose, questo è il perinervio, qui facciamo un bel ingrandimento, mitocondrio, però guardate un po', assomiglia moltissimo ad un endotelio, ma fatto a più strati, il numero di strati in realtà dipende anche dalla dimensione del nervo, nervi più piccoli hanno meno avvolgimenti, nervi più grossi, quindi anche con il rischio che si rompano, sollecitazioni, voi volete fare arrampicata,
stirate in tutti i modi, e a questo punto per sicurezza mettiamo più avvolgimenti, più il nervo è grande. Però di fatto vedete ci sono una serie di membrane, poi vediamo però queste cosa sono. Cosa sono questi cerchi? Seguiamo la membrana, cerchio. Cosa vi sembra? O uno o l'altro? Due cose mi dovete dire. O una o l'altra sono tutte e due giuste potenzialmente. Com'è? Esocitosi ed endocitosi sono vescicole. Quindi non è che quell'ambiente non passa nulla. Si vedete quanti sono passati. Quindi ricordo bene, d'accordo? Ma tutto quello che deve passare dall'ambiente extracellulare, extranervo a intranervo, da fuori a dentro il nervo, viene filtrato, viene selezionato, carta d'identità, documenti, parola d'ordine. Quindi ci sono molecole che vengono attivamente trasportate all'interno del nervo. Grazie a questi sistemi, tipo di vescicole, di transcitosi si chiama questa. L'avete già sentita la transcitosi? Quello. Ovviamente qui bisogna passare più strati. Faccio la transcitosi del primo, poi una transcitosi del secondo, una transcitosi del terzo e così via, fino a che si arriva al cavo della banca dentro il sistema nervoso centrale. Wow! Che è un luogo protetto, segreto e misterioso. Ok. E a garantire anche, diciamo, la separazione netta tra questi due ambienti, come avete visto in altri contesti, quel tipo di giunzione stretta, anche chiamata occludente. Ok, occludente. Voilà, quindi questo è il perinervio. Così, fatemi dire due parole sull'endonervio, perché l'abbiamo visto, ve lo faccio vedere solo qui. Quindi le fibre, l'endonervio, lo ricordate, la cellula muscolare, cosa avevo detto? Essenzialmente una matrice cellulare che somiglia molto alle membrane, che c'è tanto più larga. Basale, ok. Allora, guardate un po' quell'immagine lì, di nuovo vedete le cellule di Schwann, ci sono quelle monopoli, quelle poligone, una sola fibra, vedete che quando vedete tutto quel disco, quello è una cellula di Schwann e una assone. Sotto le vedete una con più assone. Ecco, cosa ci vedete come matrice extracellulare? Riconoscete la membrana, giusto? Poi, ogni cellula di Schwann, cosa ci vedete intorno alla cellula di Schwann? Allora, cosa ci vedete? Ragazzi, cosa c'è intorno alla cellula di Schwann? Al di sotto della membrana? Cosa vedete? Cos'è sta roba? C'è una specie di reticolo, qualcosa di un po' più denso, no? La lamina basale, ok? Quello è l'equivalente dell'epimisio che vi avevamo fatto vedere nel muscolo. In questo caso è tutto molto più lasso, quindi c'è una lamina basale che è importantissima e che appunto avvolge l'intera cellula di Schwann, e ogni cellula di Schwann ha la sua, ok? Però in mezzo c'è uno spazio pieno di questi brufoli. Il brufoli questo? È così. Perché c'è i brufoli? Questo spazio extracellulare? Cosa sono quelle? Cosa potrebbero essere? Extracellulare? Bello, nero e grosso? Qui il taglio com'è? Trasversale. Quindi quei punti neri potrebbero essere? Dai, ditelo e andiamo tutti a casa. Non mi dire adipocita, no, e stiamo qui altro onore. Chi ha detto adipocita? No, era un mastodonte, grazie, ringraziamo per un punto stimolato la discussione, no,
la cellula gigante o vera in una struttura non cellulare. Più probabilmente di una cosa, ovviamente, fibrillare, fibrillare extracellulare, però grossa, massiccia, molto più robusta e massiccia di questo reticolino. Di cosa è fatto quel reticolino? Adesso lo devo chiedere. Brava, esatto. Quindi se sai questo, sai che questo probabilmente sarà un parente, però più compatto, più netto, più denso, più grosso. Collagene? Bravo! Hai vinto! E vince il ragazzo con la maglia arancione qui in prima fila, bravo. Ok, collagene 1. Queste sono fibre di collagene di tipo 1 che corrono nello spazio extracellulare. Ok, basta. Gli astrociti li facciamo in 10 minuti. Sono la mia cellula preferita, ma così li butto via. E, cioè, ve ne parlerà qualcun altro poi più avanti. E li vediamo quindi mercoledì. Ci vediamo mercoledì per fare un po' di astrociti, ma in 10 minuti appena iniziata la lezione. E la meiosi. Siete contenti? Ci salutiamo col sesso. Thank you.